Oggi parleremo del romanzo di Paolo Malaguti, Piero fa l'America. Ed è un romanzo che ci trasporta in un'altra epoca storica rispetto a quello che abbiamo indagato fino adesso, perché fino adesso ci siamo concentrati in epoche medievali, mentre questo romanzo ci porta nell'Italia, più precisamente nel Veneto, di fine 800 e inizio 900. E Piero, che è il protagonista di questo romanzo, vive in una condizione di estrema povertà. Lui non è un povero, è più che un povero, perché i suoi compaesani, quando devono parlare della sua famiglia, dei Gevori, parlano di bisnenti, cioè coloro che hanno due volte niente. Ora capite la condizione di estrema povertà, non hanno soltanto il niente, hanno il meno niente, il niente più assoluto. E il romanzo si apre con una scena di estrema crudeltà. Piero, col suo fratellino Tonin, è alla ricerca di nidi d'uccello per sottrarre i piccoli e metterli in pentola, a bollire. Non hanno neanche il cibo per sostentarsi. La sua famiglia non è neanche in grado di procurare i primi beni di sussistenza. E qui Piero vive quindi ai margini di questa foresta, di questo bosco, che è una riserva di legno della vecchia Repubblica di Venezia. E quando arriva all'Unità d'Italia le leggi non sono cambiate. Ancora il popolo non può usufruire completamente del legname presente nella foresta. E qui abbiamo coloro che si arrischiano, cercano, tagliano il legno fuori dalla legge e finiscono in galera. Il padre neanche si arrischia a tagliare il legno, lo fa, ma sempre nei limiti. E Piero, nei suoi giochi giovanili, a un certo punto fa una conoscenza che gli cambierà la vita per sempre. Un giorno, per scavalcare questo muretto di questa casa padronale, scivola e il guardiano della casa lo scopre. Vuole prenderlo a bastonate, ma dalla casa esce una donna bellissima, una dama tipica dell'Ottocento, con le mani inguantate, un sorriso lucente e una voce in un italiano perfetto. E abbiamo il contrasto, no? Qui il guardiano, che rappresenta il vecchio potere di coloro che prendono a sassate e a bastonate i più poveri, e alla donna, che si presenta indulgente, comprensiva, e guarisce Piero da una piccola ferita che ha alla fronte e gli regala un fazzoletto. E in questo fazzoletto sono intrise delle piccole gocce di acqua di colonia della donna. E Piero si porterà questo ricordo per tutta la vita. Si porterà questo fazzoletto per tutta la vita. E quando lo annuserà a grande distanza dall'evento, sentirà ancora l'odore di quella dama, che sarà per lui la fonte della bellezza più perfetta. Piero e la sua famiglia dunque vivono ai margini di questa residenza padronale. Lo sfarzo dei padroni è la miseria dei bisnenti, la miseria e la disgrazia dei Gevori, che non solo vengono evitati dalla vita, non solo vengono evitati dal denaro, ma vengono evitati persino dai loro compaesani. Ognuno, quando sente parlare dei Gevori, si segna, si fa il segno di croce per paura di diventare come loro. E un giorno scoprono un'ingiustizia più grande, un'ingiustizia che fa traboccare il vaso. Sì, perché la casa dove vivono non è loro, non è realmente dei Gevori. Sono costretti ad andarsene. Dove? Si sente parlare in paese che se si va in America, in America, come dicono loro, si trova fortuna. Lì il governo regala le terre ai contadini, tutti possono coltivare liberamente, ma ancora non sanno ciò che li aspetta. Perché la terra, bisogna conquistare la natura, non è pronta a essere usufruita dai contadini. Allora i nostri Gevori partono su un treno, non hanno mai visto un treno, sono stupiti. Piero guarda fuori dal finestrino rapito, Piero che aveva visto soltanto i suoi boschi, la sua casa, il suo ruscello, il fiume Biadene, aveva visto solo questo e ora vede il paesaggio che corre furente dal finestrino, lanciato verso il progresso. E a un certo punto il fratello Tonin si sveglia e gli dice: siamo arrivati in America? No, siamo a Verona. Macaco, così lo insulta il fratello. E arrivano a Genova. A Genova devono attendere che il vapore, come lo chiamano loro, il vaporetto,
li porti oltreoceano e nel frattempo vengono ospitati in una struttura ricettiva che è terrificante, è malsana, cupa, oscura. I migranti sono costretti a dormire su brande di ferro, la latrina è pubblica, si sentono tossiti degli i colpi di tosse degli anziani, i lamenti dei bambini e qui Piero, in equilibrio tra sonno e veglia, vede la prima volta due persone, un uomo e una donna, fare l'amore. Ma è sconvolgente, per lui è squallido vederli in quelle condizioni, perché la donna non è una donna che si concede liberamente a un uomo, è una prostituta. E Piero vede il peggio. Questa donna mette da parte i due bambini che aveva al seguito e si accoppia furtivamente sulla branda con un uomo. Questo traumatizza incredibilmente il giovane Gevoro. Il vapore è pronto. Piero è stupito di vedere quella grande massa di ferro e acciaio pronta a solcare le acque e osserva ammirato i comparti della prima classe e sogna, no? Di essere immerso nella ricchezza, ma una pacca del padre, che è sempre stato di poche parole, lo riporta alla realtà. Gli dice: questa non è per noi altri, noi andremo nell'inferno della terza classe. Ed è veramente un inferno, perché sono stipati anche qui, ma un bambino muore, viene gettato in acqua, la traversata sembra infinita, ma Piero si adatta. C'è chi ha il mal di mare, c'è chi ne soffre, ma Piero resiste. E arrivano in Brasile. Fino a qui abbiamo il classico racconto di emigrazione che molti nostri compatrioti italiani dovettero affrontare a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ma in Piero troviamo anche il dramma dell'abbandono, perché Piero non ha lasciato soltanto la sua casa, la sua terra, ha lasciato anche la madre, perché la madre è incinta, non può attraversare l'Atlantico, li raggiungerà quando avrà messo al mondo l'ultimo genito. E la sorella Lina è con loro, e anche Tonin. E l'abbraccio con la madre è stato commovente, perché ha riservato un abbraccio corto e sbrigativo a Piero, ma uno più lungo e affettuoso al fratello Tonin, che sa che gli è più legato. E poi alla sorella Lina l'ha guardata e le ha detto: bada ai nostri uomini come che ti ho insegnato. E questo è lo scopo di una donna in questo romanzo, purtroppo. Badare agli uomini, per la brutalità di questi popolani che purtroppo non hanno mai avuto nulla, ognuno ha una funzione, l'uomo deve lavorare, mantenere la famiglia, i figli apprendere dal padre a testa bassa e le donne a badare che tutto ciò vada a buon fine. In Brasile la vita è inizialmente dura. Piero e la sua famiglia sono scortati nella foresta da degli individui armati. È la foresta e si chiedono: ma dove sono le nostre terre? Non ci sono le loro terre. Le terre bisogna prendere dalla foresta. Bisogna disboscare, creare una colonia, creare una strada, prolungare quella che già c'è, sondare il terreno per costruire dei campi, per far sì che quel posto sia vivibile, in quella terra, nel mato, rossiccia. È rossa come il sangue dei contadini che vi devono versare sopra. Piero si adatta, anche qui. È un personaggio di grande tempra, Piero. Non è spaventato da nulla. Si adatta e lavora. Finché non giunge una lettera da casa. La mamma ha partorito, ma il figlio e la madre sono morti. Piero piange lacrime silenziose e anche il fratello Tonin. Ma il padre no. Il padre ha una reazione violenta. Esce fuori e bestemmia. Non piange, bestemmia, al cielo, furente, perché gli ha portato via la moglie, che forse gli sarebbe servita nella sua ottica, non si sa. Ma in ogni caso non ha una reazione morale che noi reputeremmo adeguata. No. Se la prende con la sorte, è un umano che non ha il controllo del proprio destino e vede gli eventi precipitargli addosso. Ma la vita va avanti, bisogna lavorare. Piero conosce una ragazza nella colonia, conosce una ragazza e vuole sposarla. Si amano profondamente e a un certo punto però succede che il padre ha perso la moglie e deve sposarsi. E Piero un giorno va allo spaccio dove si vendono
i beni di prima necessità, e gli viene detto: ah, ci si sposa, è un giorno di festa, chi si sposa? E nominano la fidanzatina di Piero. E il fidanzato quanti anni ha? È molto più vecchio, tanto più vecchio. Torna a casa Piero e vede il padre in abiti da sposo. Per Piero è troppo, non parla neanche al padre. È colpito nel profondo, nell'orgoglio, nell'amore negato. E qua si riversa tutto il potere del patriarcato su questo giovane ragazzo. Piero che non ha mai detto nulla al padre, Piero che non ha mai rivolto una parola offensiva contro un padre burbero, si vede sottrarre la donna amata. Nonostante ciò, va avanti. Ma Piero è stato colpito duramente dalla vita. Perché prima di perdere la fidanzata, aveva rischiato di perdere la vita. Sì, perché una sola raccomandazione avevano fatto gli organizzatori della colonia, i contadini. Occhio ai bissi. I nostri gevori pensano inizialmente che siano serpenti, quindi occhio ai serpenti, stiamo attenti ai serpenti, lavoriamo sempre con i sandali ai piedi, stiamo attenti a non esporre i piedi alla terra. Piero un giorno imprudentemente si toglie una scarpa, entra in una buca e il piede inizia a gonfiarsi, diventa viola. La gamba diventa viola, il suo cervello si annebbia, sprofonda in una febbre, è al limite tra la vita e la morte, e il padre non sa cosa fare, chiede consulto e gli dicono: portalo da questo villaggio, ci sarà una donna nera, grossa, è quasi una strega. La strega lo guarisce, ma è interessante notare come questo dettaglio della guarigione di Piero sia quasi onirico, è quasi magico. Non c'è nulla di concreto, di scientifico. Osserviamo, noi lettori, tutta la parte della guarigione di Piero tramite gli occhi stessi di Piero. E si scopre che questi serpenti non erano serpenti. I bissi non sono serpenti. Sono piccoli esserini di terra che i brasiliani chiamano bissi e che i nostri protagonisti veneto hanno pensato subito alle bisce. Ma non erano bisce. Sennò Piero si sarebbe accorto di una biscia che l'avrebbe morso. E Piero guarisce, perde la fidanzata ed è costretto a scappare dalla colonia, a vivere nella foresta e a contendere centimetro su centimetro le terre conquistate dai coloni agli indios, che sono intenzionati a riprendersi la loro terra, perché la terra su cui abitavano questi poveri contadini non era neanche loro di diritto, era dei nativi. Ma Piero non sopporta più quella vita. Piero vuole allontanarsi ancora di più. E per fare fortuna, per non essere più un bisnente, uno che ha due volte niente, si reca in una cava a lavorare. Suda, lavora, mette da parte qualche quattrino, ma è poco. Sicuramente meglio di prima, di quanto aveva in Veneto, o di quanto avesse mai avuto nella colonia agricola nel Mato. Un giorno però, per un colpo di fortuna, salva la vita l'ingegnere. E l'ingegnere, per gratitudine, gli regala un appezzamento di terra rischioso che nessuno aveva mai voluto. Piero ci scopre enormi ricchezze su questo appezzamento di terra, fa fortuna, diventa un uomo ricchissimo, è tutto ciò che ha sempre voluto essere, possiede denaro, case, persino servitori, ed è in grado addirittura di fare beneficenza, trova una nuova moglie, è quasi sul punto dell'autorealizzazione, ma quando prova ad avere figli con questa donna, il figlio non arriva. Ascoltano i pareri dei medici più colti, più preparati, ma niente, il figlio non vuole arrivare, non c'è modo. La madre è distrutta, Piero e la moglie non si parlano neanche. Ma allora decidono che per compensare il loro senso di perdita genitoriale aprono un orfanotrofio e Piero si immagina la sua statua eretta da questi bambini per gratitudine. Non gli basta, sta male. Piero vuole fare qualcosa, vuole una vendetta. Piero vuole la vendetta contro la vita che l'ha fatto nascere bisnente, che gli ha tolto la famiglia, gli ha tolto la madre, gli ha tolto ogni contatto col fratello, con la donna che voleva, e adesso vuole riprendersi tutto. Decide di tornare in Italia, in Veneto, lì. E sotto mentite spoglie si fa chiamare Pedro da Silva
compera la casa dove un giorno aveva ricevuto il fazzoletto dalla damina. E nessuno sa chi è lui, ma se la ricompra questa casa. L'autore non ci specifica se la rivincita di Piero è completa, se Piero si sente soddisfatto di ciò che ha fatto, no. Lascia il finale aperto, saremo noi a decidere. Ma i personaggi incontrati in questo romanzo sono estremamente emblematici di una società che Paolo Malaguti ha già descritto. I personaggi burberi popolano i suoi romanzi, anche il Moro della Cima lo è. È sentimentale, ma di un sentimentale più istintivo. Quasi naturale, si stupisce nel vedere i paesaggi, il protagonista di quest'altro romanzo meraviglioso, il Moro della Cima. E Piero invece non lo è, prova solo dolore. Un dettaglio interessante, quasi sociologico, che si può scorgere in questo romanzo è che nessuno dei Gevori scrive, anzi nessun uomo scrive in questa società. Sono le donne a scrivere e tramandano la scrittura e la lettura come se fosse un'arte magica. Infatti la sorella scrive, la sorella Lina scrive e legge, invia lettere a casa, in un italiano sgrammaticato, ma comunque scrive. Ed è lei a leggere la notizia fatale della morte della madre. Anche la religione è una faccenda da donne in questo mondo contadino. Sì, perché a un certo punto Piero ci dice, io in chiesa non ci andavo mai, parafraso ovviamente, io in chiesa non ci andavo mai, era una roba da bambini o da donne. Quindi quando pensiamo che il mondo contadino era permeato di una religiosità quasi totalizzante, dobbiamo stare attenti, perché quasi sempre lo era, sì, ma ci sono sempre delle zone d'ombra. Non mi stancherò mai di ripetere che nella storia ci sono sempre delle zone d'ombra. Non è mai o grigio, o nero, o bianco, ci sono zone grigie. E il fratello Tonin? Il fratello Tonin è un'ombra di Piero, lo segue quasi ovunque, prova per il fratello maggiore un'ammirazione smisurata, mentre la sorella Lina è sveglia, attenta, pronta ad assolvere gli obblighi quotidiani di una donna del suo tempo, ma è quasi apatica, distante dalla storia e distante dagli eventi, a orizzonti piccoli e ristretti, si accontenta. È un meraviglioso romanzo questo di Paolo Malaguti, in cui veramente riusciamo a cogliere la degradazione umana che subirono i nostri compatrioti nell'emigrare, il rischio che i nostri compatrioti si vedevano dinanzi, l'oceano che nessuno di loro aveva mai percorso, lo strappare la terra agli indios e alla stessa natura che non te la vuole rendere con facilità. E nonostante ciò, per sfuggire alle brutture della vita, si mettevano sopra il vapore e andavano all'America.